succulenti piatti come la parmigiana di baccalà, il polpo alla genovese o il migliaccio rendono la taverna Santa Chiara una tappa obbligatoria per palati esigenti. Il locale si trova nel centro storico di Napoli in via Santa Chiara ed è gestito da Nives e da Appotito in Cucina, che con la loro cordialità ed attenzione nella scelta delle materie prime rendono il posto un'oasi gastronomica nel cuore di Napoli. Oltre a confezionare piatti buoni e curati in tutti i dettagli, curano una serie di eventi culturali come la cena tematica dedicata a Caravaggio e le serate musicali che arricchiscono la loro offerta, rendendo la taverna un punto di riferimento per napoletani e turisti. Siamo giunti alla taverna di Santa Chiara e siamo qui con Nives Monda, alla quale chiediamo tutte le cose del mondo possibili e immaginabili. Vogliamo innanzitutto sapere che tipo di cucina fate qui e qual è il vostro taglio scelto per gestire questa taverna. Allora, noi facciamo cucina della tradizione basata sull'esaltazione della materia prima, quindi tutti ingredienti di prima qualità locali. Dai vini fino ai formaggi sono tutti prodotti campani, chilometro zero. Infatti siamo un'osteria solo food tra le 7 di Napoli e diciamo la gestione è improntata a una proposta di semplicità collegata al quartiere, quindi noi non ci rivolgiamo solo ai turisti ma anche per esempio agli esercenti della zona piuttosto che agli abitanti e ai residenti. Siamo arrivati nella cucina della taverna e tra un po' incontreremo lo chef di questa taverna che è Potito Izzo, che sta preparando proprio per noi il suo piatto tipico, la genovese di polpo. Vediamo. Potito, come si fa questa genovese di polpo che tra l'altro ha partecipato anche a un evento culinario importante? Allora, praticamente in un tegame mettiamo a soffriggere del sedano e della carota, dopodiché prendiamo il nostro polpo tagliato a pezzettini. Lo versiamo dentro. Per quanto tempo deve rimanere così a cuocere? Per qualche minuto lo lasciamo cucinare, finché vediamo che diventa un bel rosso. Poi lo bagniamo con il vino bianco, secco possibilmente. E poi dopo ci aggiungiamo la cipolla, quella di Montoro, che è la più buona, e lasciamo cucinare per qualche ora. L'hai inventato tu questo piatto oppure è un piatto tipico della tradizione? È un piatto amalfitano, io ho fatto solo qualche piccola modifica a secondo come mi piaceva a me. Le persone che cosa pensano di questo piatto? È un piatto riuscito, un piatto che è piaciuto tantissimo, piatto nuovo. E i sapori diciamo del polipo con la cipolla si sposano bene? Sì, si sono sposati bene tutti e due, anche perché sono due sapori che vanno molto molto bene fra di loro. In quanto a pesantezza come siamo? Dipende poi dal tipo di cipolla che noi usiamo, ecco, se noi usiamo in questo caso la cipolla rosa, la cipolla di Montoro, che è una cipolla abbastanza dolce, non è pesante, si riesce tranquillamente a digerire. A questo punto praticamente il polpo si inizia a rosolare, possiamo aggiungere il vino bianco, lasciamo sfumare ancora per qualche minuto e poi aggiungiamo la nostra cipolla tagliata a pezzettini. Questa cipolla, dicevi, è più dolce rispetto alle altre. Sì, è una cipolla molto, molto buona, cipolla praticamente di Montoro, è quasi rossiccia come si può vedere. Tipo quella di Tropea, diciamo. Tipo quella di Tropea, mentre quella di Tropea è più, ancora più dolce e molto, molto più rossa. Quindi uniamo la cipolla a questo preparato che hai fatto con il sedano, le carote, ovviamente il polpo. Quindi tante cipolle, proprio come la genovese tradizionale di carne. Ci vuole circa 2 kg di cipolla per ogni 4 persone, mentre col polpo noi facciamo 1 kg di polpo fresco, verace, ogni 4 persone praticamente. Ecco. Per quanto tempo deve cuocere adesso? Dovrà cuocere almeno per 2 ore, a fuoco forte, coperto. Mentre la genovese ovviamente continua la sua cottura, noi ritorniamo fuori per vedere ancora quali altre sorprese ci sono in taverna. Abbiamo
abbiamo conosciuto prima di tutto te, poi anche Potito, ma come è nata questa taverna e questa unione tra te che gestivi il posto e Potito che è lo chef? Allora, diciamo da un'esigenza immediata e da una anche un po' morale immediata, perché io e lui ci siamo trovati per diversi percorsi di vita a cambiare lavoro. Io mi occupavo di fondi comunitari, ero consulente, il lavoro andava mano a mano a rendersi troppo complicato, lui da dipendente voleva fare un salto. Ci siamo trovati il giorno 24 dicembre dell'anno scorso, 2014, a pensare di rilevare questo posto. Abbiamo fatto un accordo, una proposta e ci siamo riusciti. L'obiettivo è quello di creare un luogo dove ci si possa sentire a casa, un po' come vogliamo noi trovare quando andiamo in altri ristoranti, imparando chiaramente ogni giorno dai nostri clienti quali a volte sono i nostri migliori consiglieri. Quindi un po' il monito di tutti è quello che si può fare, si può cambiare per trovare nella realtà del proprio lavoro la propria passione.